Una signora d'altri tempi che piace perché esprime carattere. È così che appare la ferrovia Adriatico-Sangritana il giorno del suo centesimo compleanno. 1º agosto 1912 viene aperta all'esercizio la tratta Marina di San Vito a Lanciano. Si concretizza, dopo alterne vicende, un'idea che nasce a metà dell'Ottocento, un progetto ambizioso che prevede la realizzazione di una ferrovia capace di collegare il mare Adriatico al Tirreno con lo sbocco diretto su Napoli. Sono passati secoli ed il progetto risulta essere ancora di estrema attualità oggi che si parla di ridurre i costi della logistica per rendere più competitivi i prodotti realizzati in Val di Sangro, dando un motivo in più a colossi come Honda, Sevel, Denso e Pilkington di restare in Abruzzo. Intanto si è avviato l'iter a livello regionale del progetto di riforma del trasporto pubblico locale che prevede la realizzazione di un'unica azienda di trasporti su gomma attraverso l'accorpamento di ARPA GTM e Ramo Gomma Sangritana, ed un ramo ferroviario che resterebbe in capo a Ferrovia Adriatico-Sangritana. Tornando al centenario, una data importante, quella del 1º agosto 2012, quando nella piazza antistante la stazione storica di Lanciano, alla presenza delle autorità cittadine e regionali, il presidente della Ferrovia Adriatico-Sangritana, Pasquale Di Nardo, e il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, alla presenza dei discendenti, ha intitolato il piazzale all'ingegner Camillo dell'Arciprete, eminente storico ferroviario che motivò l'ingegnere Ernesto Besenzanica a redigere il progetto definitivo della nuova linea ferroviaria Sangritana. La giornata storica per Lanciano e per la Sangritana è proseguita con la presentazione del progetto del tram treno. Si tratta di un progetto di mobilità leggera sulla tratta storica Crocetta-San Vito Marina. Le novità per la Sangritana non finiscono qui, perché, come ha spiegato lo stesso Di Nardo, alla presenza dell'assessore regionale ai trasporti Morra, si sta lavorando senza sosta per ripristinare l'esercizio lungo la tratta Archibomba, un risultato che tutti i comuni della Vallata del Sangro aspettano ormai da anni. L'Aquilotto, il diesel di casa Sangritana, sta già facendo le prove e presto tornerà a viaggiare da Bomba a Lanciano. La prossima fermata per la Sangritana sarà Rimini in occasione del meeting, partendo questa volta da Termoli. Il lupetto fermerà nelle stazioni di Vasto San Salvo, Lanciano San Vito, Ortona, Pescara, Giulianova, Ancona e Rimini Fiera.